Buonasera. Io comincerò questo mio intervento con una breve rievocazione. Parliamo della, credo forse, la penultima cena che abbiamo fatto assieme a casa mia con Carlo. Dopo cena, come facevamo sempre, quindi come ha fatto anche lui quella sera, lui si è avvicinato alla libreria e ha cominciato a guardare che c'era dentro. Io quando andavo a casa sua facevo la stessa cosa. E gli sono caduti sott'occhio i tre volumi di Isaac Deutscher su Trotsky. E era molto interessato e ha preso il primo, Trotsky, il profeta armato. Dopo qualche giorno, non tanti, è stata l'ultima volta che mi sono confrontato con Carlo, ho parlato, sono andato a trovarlo, eravamo uno di fronte all'altro nel suo studio e a un certo punto sul tavolo ho visto il volume di Isaac Deutscher e gli ho chiesto: lo stai leggendo, ti interessa? Si sente? Lo stai leggendo, ti interessa? E lui con un sorriso serafico mi ha risposto: se l'avessi letto quando a 20 anni mi sono avvicinato al comunismo e poi al trotskismo e poi al posadismo, non avrei fatto quella scelta. E l'ha detto con un candore, con una semplicità incredibile. Stava parlando delle scelte che ha fatto lui e che hanno determinato il corso della sua esistenza. Se avesse avuto contezza che l'operato di Trotsky non era solo vittorioso, intelligente, rivoluzionario, ma anche terrificante, terribile e crudele, come di fatto in alcuni casi fu, lui forse avrebbe cambiato idea. Allora, che cosa sarebbe successo? Cosa non sarebbe successo? Se avesse cambiato idea non sarebbe diventato trotskista, non sarebbe diventato niente meno che posadista, che è, diciamo, la componente, la fibra, come vogliamo chiamarla, la frazione della quarta internazionale più visionaria e cosmica che ci sia stata, che ha avuto una certa importanza soprattutto in Sud America. Dopodiché non sarebbe tornato, non avrebbe fatto la vita che chi l'ha frequentato e anche chi l'ha letto più o meno sa. Quindi, che rapporto ha avuto Carlo dopo questa sorta di testamento che mi ha lasciato con la sua vita? Un rapporto di studio, d'analisi, di poesia, cioè di fabbricazione della poesia. L'autobiografismo di Carlo è una delle cifre che lo caratterizzano. E dunque, se avesse fatto una scelta diversa, probabilmente sarebbe stato ugualmente un grande poeta e probabilmente avrebbe parlato soprattutto e soltanto della sua propria esistenza, dei problemi, dei dolori e delle angosce che ne erano venuti, nonché anche delle cose positive. Allora, questa premessa è per spiegare perché ho deciso di parlare poco ma di un unico testo di Carlo Bordini, Il poema inutile. Il poema inutile è uno dei due fari per come mi sono accostato io alla sua opera poetica. Uno è il poema a Trotsky, l'altro è il poema inutile. Nel poema a Trotsky Carlo fa un bilancio delle sue scelte, le analizza con dolcezza, più che con angoscia, con accettazione. E in pratica è un poema sulla sconfitta, sulla perdita, ma è accettata, non è, piagnucolosa. Comunque parla di una sezione, di una parte della sua vita, delle scelte che l'hanno determinata e delle sconfitte che l'hanno segnata. Nel poema inutile invece c'è tutta la vita di Carlo. E anche qui ne parlo perché l'ho visto crescere e nascere. Bisogna tornare al momento in cui Carlo cambiò casa, passando da San Giovanni
quartiere africano, non lontano da dove abito anch'io e dove abitano altri suoi amici. Ero nella stanza dello studio di San Giovanni e c'erano da una parte i colli con i libri, i panni, i vestiti, le sue cose, e lui rimandava e straficava sul tavolo in mezzo a carte, vedevo che ne pigliava alcune, ne spartiva altre. Aveva lasciato per ultimo di vedere cosa avrebbe dovuto buttare e cosa avrebbe dovuto tenere dei fogli, dei foglietti, degli appunti, delle varie cose che si erano accumulate non nel corso di una settimana, ma degli anni. Ecco, in quel momento, mentre selezionava le cose che lo interessavano, Carlo ha cominciato a comporre di fatto il poema inutile, perché il poema inutile è un collage più o meno rapsodico di tutti i frammenti che Carlo ha trovato sul suo tavolo, che erano in sostanza una somma della sua vita. Per questo il poema inutile contiene tutta la vita di Carlo, tutti i suoi amori, tutte le sue angosce, tutte le sue invettive e la sua indignazione, che è un tratto comune e costante di Carlo e che va a braccetto col sarcasmo e con lo sfottò tra le righe che spesso sembra quasi voler sfottere te che leggi, invece che un lettore ideale. Il poema inutile. Nel poema inutile i motivi sono più o meno sempre gli stessi, ne citerò alcuni. Quello più importante è il comico, malgrado il testo sia tutt'altro che divertente, anzi un testo decisamente drammatico e triste. Vi leggo un primo esempio di comico. Una volta entrarono a casa mia dei poliziotti con la pistola spianata e io dissi: buongiorno, non posso fare a meno di essere comico. È la prima dichiarazione nel primo motivo. La comicità, spesso solo in apparenza involontaria, emerge spesso dai suoi versi. Faccio un altro esempio. Si mise con una psicanalista e piano piano impazzì. Un genere tra lo psicanalista ci va per fare un percorso inverso. Quindi penso che questo sia uno sfottò. Questa è la prima cosa che ti viene in mente. Poi aggiunge, e qui parla di un suo amore: io sono stato l'ultimo ad abbandonarla. Forse l'amore con lei, fare l'amore con lei era come guidare un camion. Altro, fermata e stop. Perché uno comunque si immagina, si chiede subito come potrebbe essere fare l'amore con una partner e fare l'amore come se guidare un motorino. La differenza tra fare l'amore come guidare un camion e come guidare un motorino mi ha molto intrigato quando leggevo questo verso. La vidi al mare nelle sue ultime fiamme di bellezza, potrei amarla di amore infantile. Un altro elemento sono le manifestazioni di indignazione, che in Carlo sono in modo particolarmente sferzante e pirotecniche. Alcune sono semplicemente testi non suoi appiccicati con tecnica dada sul foglio. Faccio un esempio. Il rapporto annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali, BRI, pubblicato a fine giugno 2006, parla di comportamenti economici aggressivi e di orientamenti ai quali è difficile dare una spiegazione logica. Un altro esempio di indignazione. Altro esempio di indignazione con tecnica da dare. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti vandalici o dolosi,
di atti di terrorismo, di sabotaggio, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato Prodi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Ed eccone un altro. Sono un signore agiato e pensionato, vo in giro sempre ben abbottonato, come conviene ad un uomo di tale stato. Il conto, l'indignazione, l'amore. L'amore, così come lo rappresenta Carlo Borghini, così come lo esprime, è raramente un amore sereno, quasi sempre siamo in presenza di un amore tossico. Di un amore tragico. Quando si suicidò non me ne fregò nulla. D'altronde l'ultima volta non mi aveva quasi salutato. Era sempre così attaccata, non ne potevo più, avevo anche da farmi i fatti miei. Tutti viviamo all'ombra di questo suicidio. Oh, per favore, amatemi, questa poesia è troppo triste. E poco più giù. L'idea di non aver saputo proteggerla, non averla potuta salvare. Anche qui questi sono appunti che appiccica sulla carta di vita vissuta. Ci sono poi, lungo tutto il poema, alcuni momenti in cui il poeta si interroga non tanto su ciò che accade intorno a lui, ma su ciò che accade sotto di lui o di nascosto da lui, su ciò che comunque è inquietante e difficile da decodificare. Ma anche su questo a un certo punto riesce in qualche modo a inserire il suo elemento di scherzo. La tristezza dei pavimenti sotto i quali si intuisce che c'è un garage. Ora, se uno inizia la tristezza dei pavimenti sotto i quali si intuisce, immagina che sotto i pavimenti ci sia qualcosa di molto simile all'inferno, qualcosa di infernale, di terribile. Ridurre l'infernale e il terribile al garage è un'operazione che fa fare un salto logico, ma introduce al sospetto che forse un garage è una cosa infernale, piena di oggetti inquinanti, cari, costosi e che determinano non solo la nostra vita, ma anche il corso delle nostre esistenze. E però, insomma, trovarsi un garage invece che una cosa terribile è anche un modo per sminuirlo, questo inferno domestico. E qui, ed è una costante di tutta la poesia di Carlo, c'è sempre un sottofondo di sarcasmo, di ferocia. Un'ultima cosa, volevo dirla sul rapporto diretto che c'è tra la vita di tutti i giorni, la vita quotidiana e la poesia nel lavoro di Carlo. Come vi ho già accennato, Poema inutile nasce da una raccolta di pezzetti di carta sul tavolo che nel corso degli anni si erano accumulati. Quei pezzetti da carta sono come uno scavo archeologico che si fa a livello stratigrafico. Arrivati al livello che vogliamo noi, poniamo quello romano, troviamo degli elementi, troviamo delle mura. Lui, quello scavo è a partire dalla fine del periodo politico fino ai giorni in cui compone. C'è molto presente e molto passato, ci sono tutti i suoi amori e sono tutti pezzetti di carta che stavano sul suo tavolo, che lui ha lasciato e che nel corso degli anni non ha buttato. Questo rapporto diretto tra vita e poiesis, far poesia, parlo direttamente senza nessuna mediazione, prendo il pezzo e lo metto lì. In modo rapsodico metto insieme tutti gli elementi. Vediamo alla fine cosa viene.
E riguardo un'ultima cosa, al rapporto vita vissuta, qui e ora, poesia, un incontro in cui un gruppo di paraplegici, di malati molto gravi, protestava e si organizzava davanti, credo, all'Istituto di Sanità. Insomma. E lui mi ha raccontato questa cosa, lui era andato lì, me la raccontò due giorni dopo esserci andato, perché quello che conosceva, con cui ho parlato, era morto. Quelli stavano protestando perché non avevano cure adeguate, e mi raccontava questa cosa. Ebbene, ci sono quattro versi dentro questa poesia in cui le parole che Carlo mi disse un certo pomeriggio sono esattamente quelle che stanno qua. Dalla vita alla poesia senza mediazione, in cui alla fine il lavoro poetico è nel comporre, nel mettere insieme quello che lui stesso definisce declivi. Ho finito. Grazie Massimo, sempre molto intenso. Passiamo la parola a Vitalia Comino. Grazie.